antropogenico, cambiamenti climatici ce ne sono sempre stati sul pianeta di origine naturale, ma adesso noi ci siamo sovrapposti andando a incrementare la quantità di gas a effetto serra in atmosfera. Quello che ci interessa di più è diossido di carbonio, CO2, poi c'è anche il metano, un po' una sorta di coperta chimica che tiene calda l'atmosfera, che tiene calda la superficie terrestre. Ora, se noi andiamo a aumentare lo spessore della coperta, sotto, chi sta sotto le coperte ha più caldo, e noi stiamo modificando l'effetto serra naturale, di cui abbiamo bisogno, perché una terra priva di atmosfera con gas serra sarebbe gelida a meno 18. Con un effetto serra naturale circa 15, e noi adesso stiamo incrementando lo spessore dell'effetto serra, lo spessore, diciamo, dei gas presenti in atmosfera, e questo porterà ad un aumento della temperatura al suolo. Il gas che più ci interessa, perché è il residuo della combustione dei materiali fossili, l'anidride carbonica, ha una particolare proprietà fisica nota da almeno 150 anni, che ha, viene attraversata da una certa banda di radiazione infrarossa, vibra, e questa vibrazione riemette energia termica verso la Terra, verso la superficie del suolo. Quindi, aumentando la concentrazione di CO2 nell'atmosfera, noi semplicemente aumentiamo la quantità di energia riemessa sulla Terra, e i dati dell'ultimo rapporto dell'IPCC, IPCC vuol dire Intergovernmental Panel on Climate Change, agenzia delle Nazioni Unite che viene fondata nel 1988 per fare ordine nel caos delle informazioni sul clima, e ancora, come vedete, non c'è riuscita. Comunque, nell'ultimo rapporto, il quinto, Assessment Report sui cambiamenti climatici, ci dice che ormai abbiamo circa 2,3 watt al metro quadro in più di potenza termica disponibile alla superficie del suolo rispetto al periodo pre-industriale. Cioè, questo si chiama fattore forzante antropogenico, dovuto proprio all'aumento della CO2. Adesso vediamo anche chi è che ha compreso questi meccanismi.